E buongiorno a tutti, e oggi in questo nuovo giorno di quarantena ho deciso che vi porterò nel mio giardino di casa. Oggi cercheremo di fotografare dei fiori che si trovano appunto nel mio cortile. Oggi faremo delle foto close up, cioè delle foto in cui pongo la mia macchina fotografica molto vicino al soggetto che voglio fotografare. Perché non parlo di fotografia macro? Perché per fare la macro fotografia avrei bisogno di determinati strumenti, quali ottiche macro oppure i cosiddetti tubi di prolunga, che sono proprio dei tubi che si mettono fra un obiettivo comune e la nostra macchina fotografica. Questi strumenti ci permettono di fare appunto delle macro fotografie perché fanno in modo di rispettare il rapporto delle dimensioni uno a uno. In altre parole, quando faccio macro fotografie, io vado a imprimere le dimensioni reali del soggetto sul mio sensore, quindi abbiamo un rapporto di uno a uno. Questo rapporto può essere anche maggiore, cioè vado a fare degli ingrandimenti tali che le dimensioni del soggetto che vado a fotografare sono più grandi. Oggi per fare le foto useremo la Lumix G9 perché l'ottica 1260 panaleica che è montata mi permette di avvicinarmi molto di più al soggetto che voglio fotografare, e questo è, come già detto, è molto importante per fare questo tipo di foto. E comunque andiamo a cercare questo fiore e cerchiamo di fare una bella foto. E dopo una lunga ricerca sono riuscito a trovare una margherita che adesso ve la mostro. Ecco, questa è la margherita che andiamo a fotografare. Ora vado a prendere il cavalletto e poi torno. Per fare queste foto dovremo portare la macchina fotografica a livello del fiore. Per fare ciò dovremo abbassare il più possibile il nostro cavalletto. E dobbiamo stare molto attenti anche all'ombra. Ok, l'inquadratura è fatta, ora ve la mostro. Ecco, questa è la nostra inquadratura. Il diaframma a f4, i tempi sono un 4000esimo, questo perché c'è molto sole, e gli ISO i più bassi che potevo. Ora, cosa andremo a fare? Andremo a pulire l'inquadratura. Vedete che qui c'è questo filo d'erba che mi dà parecchia noia. Lo andremo a togliere. Ok, adesso l'inquadratura è pulita. Per fare questo tipo di foto sarebbe molto utile usare anche il telecomando, però per questo modello io non ce l'ho, quindi cosa faccio? Imposto la macchina fotografica sullo scatto ritardato e dopo 10 secondi la macchina scatta da sola. Ed ecco la foto. La foto non mi soddisfaceva molto, quindi sono andato a prendere questo pannello che uso anche come pannello riflettente alle volte, però in questo caso lo userò per fare ombra perché la foto aveva delle brutte ombre che non mi piacevano a causa del sole molto diretto. Come potete vedere, qua ci sono queste ombre che non mi piacevano, invece in questa foto non ci sono, che a me piace molto di più. Ho trovato un altro fiore. Quello lì è il fiore e questa è la nostra inquadratura. E anche in questa foto usiamo il parasole. Questo perché sennò mi creerebbe delle brutte ombre. Andiamo a scattare. Ed ecco il risultato finito. E anche oggi siamo riusciti a fare delle belle foto stando a casa. Se il video vi è piaciuto cliccate mi piace, iscrivetevi al canale e se vi va seguitemi anche sui vari social, Facebook e Instagram. Alla prossima avventura!